Quindi io vorrei un attimino che voi non pensaste assolutissimamente, ecco, il solito napoletano, va bene? Io sono un napoletano acculturato e volevo un attimino presentarmi nella maniera più consona all'ambiente che ho trovato stasera. Quindi mi presento da cabarettista acculturato. Grazie, troppo buoni. Dovete andare via? E chi ci faccio i mesi dopo un po'? Dici, 10 minuti prima, te ne vado, vai in situazione. E capite che sanno quali date le mamme, se vuoi lui, che fai sabato. Tutto. Buonasera. Grazie. Scusate se esiste. Ladies and gentlemen and approaches. Siamo fortunati questa sera. Il criterio metodologico di questo mio spettacolino presuppone il ribaltamento della logica assistenziale preesistente attraverso i meccanismi della partecipazione e non assumendo mai come implicito l'adozione di una metodologia differenziata. Avanbook. Inoltre, l'approccio programmatorio estrinseca la puntuale corrispondenza secondo un modulo di oggettivazione orizzontale che nulla toglie qualora ciò sia identificabile l'accorpamento della suddetta funzione. Che cazzo ha detto? Non lo so. Però anzi ho parlato troppo bene, E facciamo... allo stop. Grazie. E facciamo vedere a questa gente del nord che noi napoletani non siamo dei sottosviluppati, bensì degli sviluppati sotto. Perché cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. No, come non cambia? Cambia, bravo, io non lo sapevo. Voi non lo sapevo. E dottoressa? È perché una cosa è essere sottosviluppato e un'altra cosa è essere sviluppato sotto. E tu non ridi che non è il caso tuo. Mi piace questa cosa, scrivate la dottoressa. Basta le chiacchiere. Era soltanto un semplice. Come iniziamo? Iniziamo nella veste del Federico Salvatore attore, perché essenzialmente io sono un attore. Voi lo sapete, sono attore di prosa, attore di cabaret, attore cinematografico, attualmente sono attore annunziata a casa di mia zia, che mi sta ospitando in questo periodo di maggio. Festeggio con voi, ho finalmente chiuso un contratto di esclusione per la televisione italiana. E sono sinceramente conteso fra la Rai e Canale 5. Nel senso che la Rai mo manna Canale 5. Canale 5 mo manna Rai. Non so cazzi né a Rai né a Canale 5. È chiaro che mi si dovesse presentare l'opportunità ci andrei come cantautore, perché la mia veste, diciamo, predominante, la mia attività cabarettistica, che è iniziata con il cabaret, qualche volta si è trasformata in cabarella, ma fine degli spettacoli, è quella della chitarra. Io sono nato con la chitarra in mano, ma va per tuo parte cesare. Suono sia la chitarra classica che la chitarra sportiva. A seconda. Non ce l'ho pensato! La chitarra classica. Alfredo, io sono un cabarettista intellettuale, l'hai notato dalla presentazione. Quindi lasciami lavorare e non costringermi a decorare quella tua pallida fisionomia con un gesto di cattivo umore che lascio timidamente fuoriuscire dalle mie umide labbra dischiuse. Oh, sputo vai. Però non c'è caso.